Allora, siamo con Ascoli Extreme Trial, il Chiara Benetti, la vincitrice dei 15 km, una gara abbastanza, a questo punto, per te semplice. No, è stata una bellissima gara, anche tecnica, ne è valsa assolutamente la pena, bellissima giornata di sport da ripetere. E il tempo fino a questo momento vi ha assistito? Per fortuna, meno male. Te l'aspettavi così la gara oppure è ripartita con un'altra idea? Mi avevano detto che era una gara bellissima e non ha deluso le mie aspettative, quindi veramente bella. Sei molto sintetica, quindi sì. Ci aggiungiamo un'altra domanda, e, però il Colle San Marco è bello. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Siamo con Palombaro Francesco, vincitore dei 15 km, Ascoli Extreme Trial, una gara sicuramente a quel momento con il sole, poi arrivate le nuvole, però una gara abbastanza, per questo caso, te abbastanza semplice. Beh, semplice no, però una gara molto bella e tecnica, che si passava dal fiume fino a salire in montagna, ed è, non è da tutte le parti trovare una cosa del genere, però una gara molto impegnativa, sentieri tecnici e per fortuna il meteo quest'anno ha retto rispetto all'anno scorso, che non è stato il massimo, e quindi abbiamo dovuto apprezzare tutto il territorio di qui di Ascoli. È una gara che comunque avevi preparato già sicuramente bene, ma poi nel correre ti sei accorto che comunque vada come andava. Sì, diciamo che era preparata la gara, però è stata una lotta fino alla fine con il secondo classificato, si sono scambiati varie volte le posizioni, però alla fine, nel finale, ho avuto la meglio io e quindi ho portato a casa questa vittoria, fortunatamente. Siamo con Marco Maliungo, vincitrice dei 15 km, 30, categoria 30-39. 30-39, una gara a questo punto per te sembra più facile di quello che ti aspettavi? Facile, insomma, sempre abbastanza impegnativa, salite molto ripide, dislivelli abbastanza importanti, quindi facile proprio non direi, però diciamo una bella corsa, sta un po' più difficile per il terreno scivoloso che questi giorni ha piovuto, quindi è abbastanza tecnica la discesa più che altro, che si rischiava di scivolare, però bel percorso impegnativo, bella corsa. Abbiamo detto il percorso, allora ti è piaciuto? Sì, il percorso bello impegnativo, tosto, tecnico, quindi è stata una bella corsa, piacevole e da rifare. Questa era la prima volta che partecipavo e ci sarò sicuramente anche l'anno prossimo. Vittore dei 15 km classe 60, Monaldi, una vittoria che sicuramente non ti aspettavi o ti aspettavi? Beh, non si aspetta mai una vittoria, è sempre da dimostrarlo sul campo. È una bella vittoria, abbastanza dura, un bel percorso, diciamo, non è la mia specialità, diciamo, che su strada e la montagna è diverso come tipologia di gara, però me la cava abbastanza bene. Il percorso fatto dall'organizzazione a questo punto ti è piaciuto alla fine? Sì, l'ho fatto pure l'anno scorso, un bel percorso, tutto ben segnalato, tutto, non c'è stato problemi, diciamo, di intoppi, di sbagliare. Quindi facciamo i complimenti all'organizzazione. Senz'altro a Peppe Carosi, che è un buon organizzatore, fuori che è un amico, quindi una buona manifestazione. Siamo con l'assessore dello sport Nico Stallone alla manifestazione Ascoli Stream Trial, è una manifestazione interessante ma soprattutto che si ripete, è una grande organizzazione. Sì, guarda, io mi sono permesso già sia in sede conferenza stampa che nelle premiazioni di fare complimenti soprattutto agli organizzatori, perché dietro queste manifestazioni c'è tanta passione, c'è tanto sacrificio, e per chi organizza a volte
chi fa sport e chi ha fatto sport come me vede in prima battuta solo la prima parte, invece credetemi, dietro c'è tanto tanto lavoro, quindi tanti complimenti all'Ascoli Marathon, alla Flipper Triathlon e quant'altro, perché voglio dire, sono per noi delle realtà, da Peppe Carosi a Raffaella Vigliano, sono delle persone che stanno dando tanto all'atletica ascolana e noi ne abbiamo tanto bisogno. E poi invece c'è questa manifestazione che tocca, come hai detto tu, l'estrema, e quindi voglio dire un mondo proprio di forza, io la chiamo forza mentale, forza fisica, ci vuole tanto allenamento, anche qui la passione, lo sport purtroppo è fatto di passione, di sacrifici, di regole, solo chi rispetta queste cose può raggiungere queste vette, e noi abbiamo la fortuna, secondo me, di avere un territorio come quello ascolano, che ho fatto qualche domanda anche ai partecipanti, sono tutti innamorati, perché è una delle pochissime città dove riesce a passare dalla città, dalla storia, ai boschi, alla montagna, e credo che quindi questa gara da parte nostra come amministrazione vada supportata per far sì che nei prossimi anni cresca sempre di più, perché penso che non esista un altro territorio che possa garantire un percorso del genere, quindi siccome per gare di questo genere sono appassionati in tutta Italia ma anche nel mondo, credo che noi potremmo veramente farla diventare qualcosa di importante. Comunque tanto di cappello a chi partecipa, soprattutto i prossimi che arriveranno, che hanno fatto veramente più di 40 km in salita, arrivare fino, ripeto, prima San Marco, poi Monte Piselli, poi La Croce, cioè ci vuole tanta tanta forza, tanti complimenti da chi fa sport, si rende conto che cosa vuol dire e quanto allenamento c'è dietro.